Dall'Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono arrivati in Valle Ufita chef pluridecorati per un corso di perfezionamento sulle competizioni culinarie internazionali. Ad accoglierli i sindaci della zona, quali Cobbino di Grotta Minarda, Martone di Castel Baronia e di Leo di Sturno. La loro presenza testimonia quanto stia diventando vivace il settore della gastronomia. Aumentano le competenze e al contempo viene premiato lo spirito di innovazione delle imprese di ristorazione territoriali. È una manifestazione di grande spessore, culturale, gastronomico, e ho accolto di buon gradimento subito l'invito del presidente dell'Unione Regionale Cuochi della Campania, Luigi Vitillo, il quale mi ha proposto questa iniziativa splendida, unica nel suo genere, perché riuscire a ospitare contemporaneamente 150 tra le migliori maestranze, tra le eccellenze della gastronomia, per me è motivo di orgoglio, insomma, è una cosa che mi lusinga, mi inorgoglisce, qualcosa di splendido. Noi abbiamo aperto un poco, diciamo, quelle che sono le nostre prospettive, proprio per dare la possibilità a tutti i colleghi di poter vedere la cucina anche da un'ottica diversa, che è quella ad esempio delle competizioni a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale. Oggi siamo qui perché vogliamo far preparare i nostri chef perché arrivino praticamente nei primi posti nelle competizioni ad iniziare dalle Olimpiadi che si terranno a fine anno in Germania. Quindi il nostro lavoro è propedeutico ai campionati italiani e alle Olimpiadi. A Grotta sono arrivati tutti questi chef perché grazie alla federazione è iniziato un percorso di formazione, visto che si fanno gare in tutto il mondo, abbiamo la disponibilità di avere proprio la nazionale che ci dà delle indicazioni importanti per quanto riguarda il regolamento, quindi un po' anche qual è la tecnica della presentazione dei piatti, e sia, diciamo, da un punto di vista delle gare ma anche da un punto di vista del servizio, perché poi dalle gare parte, diciamo, anche un po' la filosofia di fare i piatti, di presentare i piatti e quindi di avere nuovi spunti, nuove idee.